Ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Sono tornato in un'epoca passata in seconda guerra mondiale su Call of Duty World at War. Forse uno dei titoli più belli che ha prodotto la Treyarch. Perché veramente ragazzi, questo gioco diciamo che era abbastanza violento. Non so se ve lo ricordate, ma anche il fatto che gli avversari si spappolassero lanciandogli le granate era veramente una cosa fighissima. E poi ovviamente questa è la patria, questo Call of Duty è la patria dei nazi zombie, cioè della modalità zombie che poi è cresciuta con Black Ops 1 e Black Ops 2. Quindi ragazzi, dobbiamo rendere omaggio a questo titolo che è veramente uno dei più belli, a mio parere. Poi ovviamente ragazzi, se lasciamo perdere il fatto che essendo molto vecchio magari i server beccheremo anzi degli host che sono anche hacker, quindi hackereranno la partita e cambieranno tutto. Però ragazzi, inizialmente vorrei farvi vedere l'online, se riusciamo ovviamente a collegarci. E andiamo su Xbox Live, come potete vedere qui, andiamo su Standard. Quindi mi troverà molte partite, dovrebbe trovarmi molte partite. Sì, non c'è nessuno in Deathmatch a squadre. Ah no, qui sì, dai. Allora, tutti i contenuti come potete vedere non c'è nessuno. Io andrò sul Deathmatch a squadre. Match a squadra in questo caso si chiama. E vediamo un pochettino se becchiamo una partita carata, così vedete un attimo cosa c'è in questo gioco. E quindi partiamo subito. Allora, siamo su Roundhouse, come potete vedere è abbastanza veloce l'entrata in partita. Minchia ragazzi, è altissimo il volume, mi sta devastando le orecchie. Allora io direi di usare Thompson, sì. Cani di merda! Minchia ragazzi, mamma mia, che cazzo di grafica. Ok, la gente buggata, eccola qui. Cosa avevo detto della gente buggata? Cosa avevo detto? Cazzo, granata. Ok, allora, io ve l'ho detto, non so se c'è la gente buggata, quindi. Oh, uno non buggato. No! Mamma mia, è vero. Oh, cane di merda. Due. Dai, dai, dai. No. Ma va, che cazzo. Ogni volta mi scordo che non c'ho il tattico, ragazzi. Non c'ho il tattico. Un attimo. Allora, mettiamoci opzioni. Sì, bello. No. Modalità tattica, a posto. Dovrei averla. Ok, perfetto. C'ho la tattica ora di nuovo. E ormai, ragazzi, mi sono abituato a quello. Comunque, dai. Per essere un gioco. E non muore. Vabbè. Gente camperata sopra i tetti. Ok, eccolo. E lui mi spara un colpo e mi sciotta, va bene. Bello, camperati un altro po', visto che ci sei. Tanto non è un cazzo da fare in questo gioco. Ole, dai, carica, carica. Mamma mia, levati al cazzo, porca puttana. Beh, ragazzi, ma sto facendo una strage. Minca! Hackerato di merda! Hackerato di merda! Ma che divertimento c'è a giocarsela così? Io me lo chiedo, ragazzi, perché vi divertite? Ma guarda, non è che lo sfido per quello che mi. Dovrai staccarti. No, non ho mai provato il carro, ma devo dirlo la puta. Mamma mia, ragazzi! Che cazzo è? Mamma mia ragazzi, che cazzo è il carro armato? È di una lentezza. Gira, gira, gira. Un po' lentino, però vabbè dai. È per variare un po', almeno ci divertiamo. Qua, mic di merda. Da cagare, non muore. Cosa vi dico? Cioè la gente è buggata. Sti cazzi. Bello. Poi magari col tuo minchia proiettili di merda mi ammazzi, qua. Dai, non c'è divertimento. Questi stronzi non c'è divertimento. Poi mortali mi arrivano. Grande. Col cazzo. Chiama il verico ricognitore. Oh. Porca puttana, cosa avevo detto? Che c'è gente hackerata in questo gioco. Però se devo essere sincero, mi sto anche divertendo. Poi lento come fuoco questo carro armato. Bam, testa di cazzo, così impari.
Bam, coglione! No, porca troia! Dai ragazzi, quanto è storto il cannone? Puttana troia, dai! È morto anche il mio compagno, bello. Ok, non ce la faccio, non riesco più a muovermi. È mezzo devastato il mio carro armato. Quindi ci muoviamo, ci allarghiamo. Non fa neanche a correre, non riesco neanche a correre. Oh, ma poco più veloce. Poco più veloce. No. Niente. Ah, ok, posso chiamare anche il raid. Quindi chiamiamo il raid, va. Speriamo. Dai, carro armato di merda. Non ce la fa. I cingoli sono ancora a posto, dai. Oh, magari mi distruggo io. Cosa? No, ragazzi. No, il carro armato non investe l'avversario. Vabbè, laggate, ok. Cosa? Oh, porca puttana, sti lag. Ah, ok, è nostro. Dai. Che lag, ragazzi, non fa. No, va a cagare. Va a cagare. Il mio carro armato è mezzo devastato, ragazzi. Basta, moriamo il carro armato, mi sono rotto. Va a cagare. Va a cagare. Ma va a cagare. E mi uccido anche quando esco dal carro armato. Che cazzo. Ah, ragazzi, la prima partita è andata. Io me ne farei anche un'altra, tanto per divertirci. E ovviamente abbiamo il buggato dall'altra parte, giustamente. Cosa poteva mancare su questo Call of Duty? I buggati. Vabbè, ragazzi, lasciamo perdere e noi partiamo subito con la seconda. Eccoci, ragazzi, allora siamo su Hangar, ma perché non conosco, purtroppo. Perché, come sapete, io ci ho giocato veramente poco a questo gioco. Allora, io prenderei di nuovo il Thompson, perché forse è una delle armi migliori. Vediamo sta macchina. Allora, no, neanche mi faccio vedere perché mi uccidono. Mi muovo dentro il container, magari. Non... Ole, shot bitch, stronzo. No, neanche shot bitch. Che cazzo sei finito, stronzo? Scomparso nel nulla l'avversario. Poi c'è una mina. Abbiamo perso il vantaggio. Sugala! Eccolo qui! Che cazzo ci poteva essere? Il corrispettivo di quella minchia di bomba artigianale. Ma non poteva mancare anche su World at War. Eravamo già avanti in questo gioco, giustamente. Ok, mi ha già trovato. Ovviamente siete 80.000 tutti camperati qui. Guardate che non siamo in trincea, ragazzi, siamo online. Non in trincea, non nel gioco, non... Eccolo! Oh, minchia che non muore! Oh, è morto! Oh, che era tu! Il velivolo ricognitore li scoverà. Sono qui, dai. Ma ragazzi, ma che cazzo è? È troppo divertente sto giochino, no? E ovviamente poi mi arriva uno dietro che spara petardi di merda, mi ciccioli, ragazzi. E lui mi spara un colpo! Porca Eva! E dai, mi spara un colpo, ragazzi! Un colpo! Ma che cazzo è? Ovviamente quelli spawn sono fatti a merda, stranamente. Hai fatto una cadutina del cazzo, non ti è successo niente. Ovviamente io ho armi del cazzo. Cos'è quel colore rosso? Cosa?
Ah, ecco. Ma pensavo, boh, non morisse. Mori, grande, minchia, si muove troppo l'arma, ragazzi. No, dai, ma porca troia. Almeno con me riusciamo a ammazzare qualcuno. Porca Eva. Ma dai, mi sciottano! Ma non è possibile! Il velivolo ricognitore li scoverà. Lo so che li scoverà, però che cazzo. Qua, wow, fermo, camperato. Porca puttana, camperato. Non muore. La nostra artiglieria dove, dove? A vacillare. Che lag! Che lag! Che lag! Che lag! Ragazzi, che lag! Porca puttana! Cosa sta succedendo? Cioè, mi è comparso dal nulla la versa. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Il loro velivolo ricognitore ci ha trovati. Eccolo lì, l'avete visto? Io me ne vado via perché sennò mi uccidono. Mori, stronzo! Vai! Non so cosa mi facciano esplodere, cioè, boh. È gente che sicuramente che gioca più di me in questo gioco, però che cazzo. Cosa? E vabbè, va a cagare, morta di merda. Dotusu, anche i cani. Cani di merda. Cani di merda, quanto li odio. Devo raggirare i nemici, perché non c'è altro modo. Olè, testa di minchius. E muori, minchia. Cani, cani, cani. Guardate, muori, i cani mi uccidono. Guarda, mi sciotta. Ma va a cagare, mi sciotta. Non sono fermi. Certo che ci ha trovati a camperato il tipo, ma che divertimento c'è a giocarsi da così. Oh. Guarda! Oh, cazzo, nervoso, ragazzi! Porca puttana! Quanto è difficile sto gioco! Dai, corri. Lui riesce già sparando. O sta laggando, ragazzi, perché è impossibile. Lui mi ha visto prima. Io non riesco a vederli prima, ragazzi. E muoviti, porca puttana. Guarda! No, ragazzi, l'avete visto anche voi. Porca puttana. No. Guarda, mommo compare. Oh, che cazzo è? No, è buggato. Oh, l'ho ucciso dopo un anno. L'ho ucciso. Era buggato. Vai via, vai via. Il velivolo ricognitore li scoverà. No, ragazzi, è impensabile. Cristo granatu! No, non muore! No, non muore, ragazzi! Non muore! Non so che dire! Non so che dire! È impensabile! Dai, dai, dai! L'artiglieria li farà vacillare! Sono buggati sti qua! Il loro velivolo ricognitore ci ha trovati! Ma dai! Non buggati, non... Eh sì, ragazzi, non fa giocare questo gioco. Cioè, è molto bellino, però è troppo difficile dal suo punto di vista. Cioè, non può essere così buggato l'avversario. È troppo buggato. Ok, dai. No, non c'è nessuno. Ecco, lui si fa male. Artiglieria nemica. Il velivolo ricognitore li scoverà. Ok.
Meno male, ragazzati, positivo! 18-16! Ma va a cagare, va! È un casino, ragazzi, è difficilissimo. E poi parlano, zitti, zitti! 18-16, ragazzi, che schifo! Che schifo! No? Vabbè, mi sono divertito comunque. Quindi esco dalla sala. Come al solito, vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se veramente l'avete apprezzato. Spero che questo World at War vi sia piaciuto. Che veramente fa sclerare, ragazzi. Ci deve essere qualcosa con le connessioni. Perché è strano. Mi hanno devastato. Qualche volta mi compariva l'avversario davanti. Era un po' come se fosse buggata la partita. Boh. Vabbè, la prima era buggata sicuro. C'era un hacker dentro e non moriva mai. E la seconda un po' meno. Però anche là gli avversari erano un pochettino più resistenti del solito. Boh. Comunque sia, quindi spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Noi ci vediamo alla prossima, quindi. Bella raga!